Radica Belchug, che non so da dove viene Rodica, forse viene dall'est, non sappiamo. Comunque, il concetto di fondo è questo fondamentalmente. Ma poi non è che se facciamo una questione, diciamo cosa, sono più seduttive perché hanno imparato fondamentalmente. Salutiamo anche Frog. Quindi, comunque, il concetto di fondo è che tu devi imparare a lasciarlo in sospeso, devi lasciare che inizi a chiedersi cosa sta succedendo, devi essere sicuro di te stessa. Se tu stai sempre a pensare, ma mi fa orbiting, ma ha guardato qua, ma ha guardato là, ma forse sì, ma forse no, ma mi sa che gli piaccio, ma adesso fa con quella, ma adesso fa con quell'altra, qua, là, e allora sei una cretina, no? Cioè, devi imparare a essere sicura di te stessa, devi imparare a frequentare altri uomini. Cioè, ce l'avrai, vai a prendere altri cazzi in giro, vai a frequentare altri uomini. Come dire, ma soprattutto fai vedere, trova uomini che siano interessati a te. Trova uomini che siano interessati a te. Diventa più indipendente, non hai bisogno di una persona per essere felice. Concentrati su te stessa e sui tuoi obiettivi. Quando sei felice e soddisfatta della tua vita, gli altri lo notano comunque. Ricorda che non dovresti mai fare qualcosa che ti faccia sentire a disagio o infelice, no? Se non è interessato a te, il mondo è pieno di coglioni, il mondo è pieno di pesci fondamentalmente. Tu puoi anche metterlo alle corde, puoi anche metterlo all'angolo. Se tu incontri anche uno che non ti caga, che ti abbandona, ma se tu sei indipendente, sei sicuro di te, sei assertiva, non cedi alle sue richieste, non hai paura di lasciarlo, non torni indietro, sei consapevole dei tuoi valori, sai dire di no, mantieni delle amicizie. Beh, questo è già più che sufficiente, no? Per uscire fuori, ad esempio, da modelli di attaccamento disfunzionali, e poi devi imparare a concentrarti sul processo e non sul risultato. Questo è un altro punto fondamentale. Devi imparare a concentrarti sul processo e non sul risultato. Perché salutiamo anche Mauro, anche a me piacciono gli uomini sposati. Bene, Mauro. Ma comunque il concetto è un concetto. Tra l'altro è interessante, no? Anche la bisessualità, questo è un discorso interessante. Ci sono molti uomini sposati che in realtà si sposano, ma poi in realtà hanno rapporti con altri uomini, no? Hanno un'omosessualità latente che non vogliono mettere in evidenza. Questo spesso è un'ipocrisia, no? Però c'è un po' di tutto. Quindi quando ci concentriamo troppo sul risultato, è facile poi sentirsi ansiosi, sentirsi insicuri. Questo perché ci sentiamo come se fossimo in una gara e che se non riusciamo a raggiungere il nostro obiettivo saremo dei falliti. È inutile che speri che torni l'orso, tanto l'orso non torna. L'orso si mangia il miele e si leva dei coglioni. Quindi il distacco dal risultato invece ti aiuta a rilassarti. Il distacco dal risultato ti aiuta a stare nel relax. Ti aiuta a goderti il momento, ti permette di essere più presente, di apprezzare la persona che hai di fronte. Il distacco dal risultato è un qualcosa di fondamentale. Il distacco dal risultato è un punto molto importante, ti aiuta a fare tante cose. Ci sono tante cose che puoi fare per concentrarti sul distacco dal risultato. Ad esempio, quando incontri una persona nuova, non devi iniziare a temere, ma forse mi abbandona, ma forse non mi vuole, ma forse non mi cerca. Quindi devi imparare a tenere presente questa cosa fondamentale, che quando incontri una persona che ti piace, devi concentrarti sul conoscerla, devi concentrarti semplicemente sul conoscerle e valutare chi è davanti, devi imparare a chiederle delle sue passioni, dei suoi sogni, dei suoi obiettivi, devi essere presente nel momento. Quando sei con una persona, evita di pensare al futuro, al passato, concentrati su ciò che stai vivendo in quel momento. Non devi avere aspettative, perché voi, ad esempio, avete delle aspettative. Quando sei ansiosa, sei insicura, non sei consapevole dei tuoi pensieri.